Diciamo, io ho conosciuto il Pino in questa casa in Loreteggio. E però chi lo vedeva di più era Beppe, mio marito. Perché? Perché Pino era interessatissimo a quei movimenti pacifisti e Beppe faceva obiezione allora, perché c'era il servizio militare, non c'era ancora il servizio civile alternativo a chi non voleva fare il militare. E allora aveva deciso negli anni 60, quando lo chiamavano, di fare obiezione. E di fare obiezione come cattolico. E Pino era interessato a tutti questi gruppi, movimenti. Pino era apertissimo a tutti questi movimenti e quindi anche all'obiezione di coscienza di un cattolico. E quindi Beppe vedeva spesso Pino perché lo andava a accompagnare, lui faceva i turni di notte in ferrovia. E Beppe studiava all'università e dormiva di giorno e viveva di notte. E io invece lavoravo, quindi dormivo di notte, lavoravo di giorno. E niente, quindi con Pino discussioni, hanno parlato tanto, quando andavo a accompagnarlo al lavoro, facevano tante discussioni. Quando è successa, fino allora diciamo eravamo giovani, Beppe meno, ma io avevo sempre fatto la politica come una gioia, scanzonata, contenta, finalmente non più oppressa dalla famiglia, sesso più tranquillo e quindi ero felice, è stato un periodo felice. E quando è successa sta cosa di Piazza Fontana, ci siamo accorti che insomma è cambiata la vita da così a così, perché abbiamo dovuto affrontare quello che è stata la repressione e la morte di Pino ha causato uno shock a tutti noi. Noi avevamo la casa, noi abitavamo in via Trieste, verso via Washington, in questa vecchia casa grande, appunto si trovava con affitti epocali, che si poteva fare, no? E era una casa dove si dormiva con la porta aperta, era diventata un po' come la casa che io avevo conosciuto a Loreteggio, quando avevo conosciuto questi nuovi movimenti, diciamo, e di gente che entrava, usciva, andava. Quando è successa questa cosa è cambiato tutto, anche il modo di vivere. Uno, sono cominciate le perquisizioni, gli arresti di compagni, di gente che come noi faceva politica, ma non sapeva neanche niente. Noi conoscevamo Pino, ma non sapevamo neanche niente. Pino era già soccorreva chi era in galera, però noi eravamo completamente fuori da quello che era, diciamo. Quindi è stato proprio per noi, per me, Beppe, ma anche per tanti altri, un cambiamento di vita. E quella mattina che ho sentito della morte di Pino, credo a Radio Popolare, e sono andata a svegliare Beppe, gliel'ho detto, lui immediatamente si è alzato e di botto ha scritto una lettera. Anche perché nessuno dei giornalisti, c'era tutta una serie di giornalisti, anche democratici, che facevano
controinformazione, però non era conosciuto il Pino, perché si lavorava tutti a livello di base, non è che... E quindi quella lettera fu una cosa abbastanza importante, perché Beppe disse chi era veramente il Pino. E questa lettera fu ripresa subito, cioè alcuni giornalisti come la Cederna, che era questa giornalista bravissima, che con un'aria molto signorile però faceva un lavoro di controinformazione grandissimo. Venne anche in via Trieste a conoscere Beppe e pubblicò la lettera dove davano un quadro di Pino, perché tutti i giornali contro gli anarchici volevano incolpare gli anarchici. E quindi lì è iniziato anche il Beppe di interessamento. Funerale quella mattina di Pino, mi ricordo che il movimento studentesco Capanna non venne, per esempio, che io e Beppe rimanemmo, perché era, loro come movimento erano forti, rimasero in università, non vennero al funerale, anche perché c'era una paura giro tremendo e non riuscivano, molti non per paura ma anche perché non riuscivano a capire proprio che cosa stava avvenendo. E poi pian piano si è capito, perché il movimento che stava nascendo anche contro i partiti di sinistra era grosso. La cosa forse che ha fatto il Partito Comunista di averci salvato dai colpi di Stato, di destra a destra, come è successo in Grecia, quello ha fatto. Però quello che è stato, diciamo, i movimenti, che era poi anche l'idea di Pino, di questo cambiamento, è venuto molto, si è schierato ai compromessi con la DC, eccetera. E quindi c'è stata tanta organizzazione per la difesa di Pino, però non abbiamo avuto alle spalle dietro una sinistra forte che sosteneva questo. Comunque, per dire che era queste idee, questo idee nuove erano arrivate talmente a livello di massa, che quando ci fu il funerale anche di Piazza Fontana fu una cosa enorme. Lì credo che anche loro, anche se c'era una roba eversiva, si sono fermati, perché c'è stato una roba grossa di questo tipo proprio nella gente che ha reagito, che ha capito che... E quindi il cambiamento era grosso, però ci sono stati sti morti, diciamo. E il Pino ha pagato quel cambiamento di storia. Perché poi è venuto fuori che c'erano dentro fascisti, c'erano dentro... Oggi parlano tanto di tutto quello che... Io non ho la televisione, però sento anche gli amici, che di tutti i movimenti, quelli più radicali, quelli armati, diciamo, no? E non parlano mai dei movimenti di base, di quello che era diventato proprio nella vita delle persone. Che c'era un movimento grosso. E Pino faceva parte di questo.
invece tendono a dare più peso a tutto il movimento di lotta, quello armata, clandestina. E invece non era, il movimento grosso della massa della gente non era verso quello, era proprio nel cambiamento, con lotte anche di tipo più scioperi, anche manifestazioni, occupazioni, che non c'entrava niente. Infatti io ricordo che che lavoravo al Gallaretese in una scuola materna dove si faceva parecchio lavoro con i genitori, e cercavamo il cambiamento nuovo di educazione per i bambini. Ed era una cosa bellissima perché toccava proprio le famiglie, perché sui bambini c'era un autoritarismo pesante, e lì anche all'interno scuola, e lì si cercava un modo diverso nell'educazione, nei rapporti con i genitori, eccetera. Quindi era una roba proprio forte. Però una roba come questa della strage di Piazza Fontana e dell'uccisione di Pinelli ha bloccato tutto. E poi la nascita di questi gruppi che spingevano, io mi ricordo, appunto, ero lì al Gallaretese con queste riunioni di genitori, eccetera, quando cominciarono ad arrivare questi leader, diciamo, che spingevano in modo più radicale, dalle posizioni più radicali nella politica, questa base, diciamo, di genitori ancora non molto politicizzati, sono spariti. Cioè, si è interrotto una formazione che doveva avere tempo per poter crescere e per poter diventare forza politica. Si è interrotta e credo che per voi giovani è stato un po' Genova l'interruzione di nuovo di quella roba lì. Per noi è stato Piazza Fontana. E quindi niente, Pinelli era una bellissima.